recensione di Rambo 3 per Master System. La copertina è galvanizzante con un cazzutissimo Rambo in pieno combattimento. Tu impersoni John Rambo in una difficilissima e disperata missione di salvataggio dal colonnello Troutman o Troutman in Afghanistan. Siamo alle prese con un videogioco che sfrutta la Light Phaser, la famosa pistola per Master System, e che credo non nasconda una certa ispirazione a Operation Wolf. Dovremmo superare 7 livelli, i primi 6 con scorrimento da sinistra verso destra come quello che stiamo vedendo e l'ultimo con un pseudo finto 3D con scorrimento in profondità. Lo scopo è puntare la pistola alla televisione e sparare a tutti i cattivissimi soldati. In basso a sinistra vediamo la nostra energia. Poi spostandoci verso destra troviamo la bomba. Sparando sulla bomba è come se la lanciassimo sul campo di battaglia. Poi troviamo una bottiglietta che è una specie di elisir che ripristina totalmente l'energia. E infine vedremo il mitragliatore che in questo momento ha 0 colpi. Quando il mitragliatore ha dei colpi, possiamo tenere premuto il grilletto e continuare a fare fuoco in continuazione, altrimenti dovremo sparare un colpo per volta. Oltre ad eliminare soldati, elicotteri e carri armati, dobbiamo stare attenti a non sparare a fuggitivi, in questo caso c'è una donna che scappa, e poi possiamo anche, nel penultimo schema, liberare ostaggi e il mitico colonnello. È possibile ogni tanto sparare anche a delle bombe che ci lanciano i nemici e poi ogni tanto in qualche livello possiamo trovare degli oggetti che possiamo distruggere, come per esempio pentole di terraglia, carri armati, non quelli del primo livello però che non si possono distruggere, luci, scatole di munizioni, ponti, si possono distruggere alcuni ponti, eccetera. La grafica per un gioco su Master System del 1988 è strepitosa. Tutti e 7 i livelli hanno ambientazioni diverse, tutte molto colorate e ben dettagliate, ricche di particolari. Non ci sono rallentamenti e c'è una certa varietà visiva, anche se però non c'è varietà nei nemici, sono sempre soldati con qualche differenza, qualche elicottero e qualche carro armatino. Però vabbè, è Rambo. In un livello ci sono anche dei pipistrelli, mi è sembrato davvero un colpo di varietà e di fantasia in un gioco dedicato a Rambo. Grafica promossa. Sonoro così così, diciamo che c'è, non dà fastidio, può essere piacevole in qualche caso, ma alcune melodie non sono molto gradevoli, gli effetti restano leggermente sotto la media, un sonoro appena sufficiente. Giocabilità. Ho notato che molti disprezzano questo Rambo 3 per Master System. Il motivo più frequente è che questo videogioco viene ritenuto troppo difficile. Infatti, può accadere che due o più nemici compaiano contemporaneamente nello schermo e si mettano a sparare immediatamente, rendendo impossibile riuscire a evitare almeno qualche danno. Io confermo che sia un gioco per light gun difficile, ma non è estremamente difficile e secondo me se si muove una critica del genere, come quella che vi ho detto all'inizio della sezione dedicata alla giocabilità, vuol dire che non si è imparato a giocare, che non si è giocato almeno mezz'oretta, 20 minuti, perché è sufficiente imparare bene come funziona questo videogioco. Allora, prima di tutto abbiamo la bottiglietta che ricarica l'energia e quella va presa soltanto quando siamo quasi a zero con l'energia principale. Poi abbiamo la bomba. La bomba deve essere utilizzata con strategia, deve essere utilizzata in un punto del livello in cui compaiono tantissimi nemici. È chiaro che è un titolo che richiede un pochino di trial and error per riuscire a capire quando è il momento di utilizzare questi due oggetti e anche per capire da dove appaiono i nemici, che è chiaro che se tu sai
dove apparirà un nemico, ti posizioni e lo elimini subito, altrimenti questo nemico qualche colpo te lo darà. Poi abbiamo la mitragliatrice, anche questa necessita un uso strategico. Quando compaiono nemici che necessitano più di un colpo per essere eliminati, allora va tenuto premuto il grilletto, altrimenti bisogna sapientemente fare un colpo singolo ogni volta. Inoltre il gioco dà anche qualche possibilità di continuare. Sfruttando sapientemente tutti questi elementi che il gioco ci mette a disposizione, dopo un po' di trial and error, il gioco è sì difficile ma non impossibile. Anzi, io lo ho trovato piuttosto divertente e con una precisione del rilevamento dei colpi superiore ad altri videogiochi dello stesso tipo su Master System. Quindi per me la giocabilità non ha grossi problemi, è un gioco difficile, però ritengo che la difficoltà, quando non è estrema e richiede soltanto di imparare bene tutte le risorse che il videogioco mette a disposizione e richiede un po' di trial and error, soprattutto in un retro game, per me problemi non ce ne sono. La longevità è questo il più grave problema del titolo. Il gioco dura poco più di 10 minuti, dall'inizio alla fine, facciamo 12 circa. Non c'è una grandissima varietà di nemici e non ci sono tantissimi power-up. Non credo che una volta finito lo si possa rigiocare, se non qualche volta, ogni tanto. E nonostante la sua alta difficoltà, se uno si impegna, fa trial and error, impara bene il gioco, non durerà molto. E quindi qui abbiamo davvero una longevità che è troppo scarsa. Le mie considerazioni finali: Rambo 3 su Master System è un videogioco per Light Phaser più che onesto, direi ottimo, se non fosse per la scarsissima longevità. A me sono anche particolarmente piaciute tutte quelle immagini che vengono mostrate tra un livello e l'altro. 11-12 minuti per un videogioco con Light Phaser non è poco, ci sono altri videogiochi, Gangster Town, Rescue Mission per esempio, che non durano di più. Però sono giochi che a mio avviso si prestano molto di più ad una rigiocabilità rispetto a questo, cioè il mio pensiero, che può anche non essere condiviso, ma il mio pensiero è che una volta finito questo non lo rigiochi più, non almeno come Rescue Mission o come gli altri che trovate già recensiti nel mio canale. Io questo l'ho posseduto da bambino ed effettivamente una volta che l'ho terminato l'ho lasciato lì in collezione, non l'ho più toccato. E per cui, per questo motivo, io ritengo che il gioco, nonostante sia dal mio punto di vista tra i migliori di quelli che ho provato per Light Phaser, non possa andare oltre la sufficienza. Tecnicamente è strabiliante per un gioco dell'88, diciamo che punta tantissimo sulla spettacolarità, però poi dura pochissimo. La mia recensione è finita, vi ringrazio per la visione. Se volete ascoltare e vedere altre recensioni per Master System, nel mio canale trovate una playlist dedicata. Tra poco viene visualizzata la mia votazione.